Ciao a tutti ragazzi, puntatina veloce veloce, lo so, lo dico sempre, ma prometto che questa volta resto sotto i 5 minuti per farvi vedere come si crea un effetto 3D zoom fighissimo in due passaggi. Tra l'altro oggi c'ho anche un brufolo, pubertà. Come sempre, la prima cosa che dobbiamo fare è aprire la nostra cara app CapCut. Apriamo un nuovo progetto e andiamo ad importare le foto che vogliamo rendere 3D. Le foto a cui vogliamo dargli quell'effetto un pochino particolare, dove il personaggio si stacca dal fondo e sembra che c'è la telecamera che vada da una posizione all'altra, creando anche quell'effetto di parallasse. Quindi prendiamo le nostre foto, andiamo su foto. Io me ne sono scaricate un po' da Unsplash, che è il sito che uso spesso per scaricare dei sample, delle immagini gratuite che potete utilizzare anche a livello commerciale, perché non hanno copyright, cioè hanno il copyright ma è possibile utilizzarle. Io ne ho 5, me le vado a prendere tutte e 5 e me le importo. Ok, me le ha messe nell'ordine in cui le ho importate. Quindi cosa si fa? È semplicissimo, basterà cliccare, tappare sulla clip, sulla foto che ci interessa, andare a scorrere fino a stile, cliccare su stile e dobbiamo andare a cercare l'effetto che si chiama Zoom Pro 3D, che è questo qui. Clicchiamo, aspettiamo che si processi tutta l'immagine, che il programma, che l'app faccia il suo corso, e diamo l'ok con la V in basso a destra. Adesso l'effetto che otterremo è questo qui. Quindi ha staccato il soggetto dallo sfondo e ha creato questo movimento di parallasse, questo movimento che crea un effetto parallasse. Procediamo dunque anche con le altre immagini. Io vado a tappare l'altra immagine. L'altra immagine non è adattata al canvas, quindi la vado ad adattare semplicemente con due dita. Poi vado a cercare sempre stile, mi vado a prendere sempre Zoom Pro 3D, aspettiamo sempre che processi l'immagine, che crei questo effetto da sé. Una volta che ha creato l'effetto, diamo l'ok con la V in basso e avrà creato l'effetto anche sulla seconda immagine. Procediamo così per tutte le immagini che abbiamo a disposizione, che abbiamo importato nel progetto. Io vado sempre ad adattare l'immagine, in questo caso il soggetto è un po' verso destra, quindi mi sposto il canvas un pochino verso sinistra, vado ad adattare anche le altre immagini, così sono già pronte, questa è già pronta, e vado a procedere allo stesso modo per tutte quelle che ho importato. Bene, fondamentalmente noi avremmo finito, infatti il risultato è quello che vediamo, cioè l'effetto applicato a tutte le immagini che abbiamo importato. Però visto che vogliamo fare le cose per bene, andiamo ad applicare anche delle transizioni tra una clip e l'altra, tra una foto e l'altra. Quindi andiamo a cliccare a metà dove si incontrano le due clip e scegliamo una transizione, prendiamo qualcosa di abbastanza basilare, non so, un bagliore, qualcosa... Ecco, per esempio questo bagliore qui. Questo è molto carino, magari aumentiamo un pochino la durata, quindi rallentiamo l'effetto. Quindi quando si passerà da una clip all'altra ci sarà questo effetto qui. Applichiamo anche altri effetti, così come ci viene in mente, diciamo gli effetti che ci piacciono, ovviamente senza esagerare, cerchiamo sempre qualcosa che sia più o meno realistico, quindi non qualche effetto particolare, almeno che la clip non si presti, quindi tipo un effetto glitch qui non ci starebbe bene, si potrebbe mettere una cosa di questo tipo. E il risultato finale è questo qui, un po' diverso da quello che avete visto all'inizio perché ho cambiato un pochino le transizioni, però alla fine il concetto è quello, si riescono a creare dei filmati anche per i social, soprattutto per i social, in questo caso l'ho fatto verticale, con questo effetto particolare che è veramente figo. Questo è tutto ragazzi, non so quanto tempo ci ho messo, spero di essere rimasto sotto i 5 minuti, altrimenti mi perdonerete. Noi ci vediamo alla prossima puntata, mi raccomando, se non sei iscritto iscriviti e se il video ti è piaciuto lascia un like. Ciao.